Ciao, benvenuto. Questa è la nostra classe quarta A. Adesso ci troviamo in una radio che si intitola Radio Birichina. Stiamo creando un podcast che si intitola Domande filosofiche per adulti strani, che in pratica invitiamo della gente e gli faremo 8 domande. Sono un po' difficili, però si possono fare. Come ho detto, siamo la quarta A. Non so se l'ho detto. Siamo nell'aula lettura, Istituto Comprensivo Gino Strada, Scuola Leone Fontana. Ci troviamo a Torino. E niente, adesso passo la parola al mio amico Mattia. Ciao, possiamo iniziare. Ciao, come ti chiami? Mi chiamo Oscar Maroni e sono il dirigente scolastico del Comprensivo Gino Strada. Volevo farvi solo però una premessa, che l'altro giorno ero in mensa e mi si è avvicinato in gran segreto un bambino che mi ha detto: sai, ti faremo delle domande, sono 8 domande difficilissime. E quindi io sono qui oggi carico di preoccupazione per queste domande. Bene, provate, aveva fammele. Ragione, le prime sono semplici, però dal più semplice va al più. Va bene, proviamo. Adesso possiamo sapere l'età? Sì, 47 anni. Che lavoro fai oggi? Oggi? Dirigente scolastico, e prima ero un professore, ho fatto diversi lavori, comunque oggi sono un dirigente scolastico. Era il lavoro che sognavi di fare da piccolo? Ero un bambino che sognava di fare altro, è raro che insomma il preside sia una delle ambizioni da bambino. A meno che ci sia qualche figura di riferimento interna alla famiglia. In particolare sognavo di fare l'astronauta. Avevo una passione in genere per lo spazio e poi anche per la medicina. Bene, belli. Ancora un sogno nel cassetto? Tanti. Tanti sogni nel cassetto. Ne volete sapere uno? Sì? Sì, magari. Beh, facciamo uno collettivo che riguarda tutti e poi uno mio personale, che è anche quello collettivo ma più, diciamo, più egoistico. Allora, quello collettivo è essenzialmente quello di poter vedere il mondo che sia capace di ospitare una pluralità di persone in modo pacifico, giusto, corretto, rispettoso dell'essere, rispettoso dell'ambiente, cioè creare un mondo, forse, cioè vivere in un mondo migliore. Ci sono ancora dei pezzettini da fare, molto grossi, insomma ognuno questo sogno lo può concretizzare giornalmente con delle cose che fa, azioni quotidiane, prospettive, idee. L'altro personale invece è quello di riuscire a fare un viaggio nel mondo in barcavela. Carino. Ma gli adulti sognano ancora? Ma non lo so se tutti gli adulti sognano. Spero di sì, perché il sogno fa parte un po' del desiderio, no? C'è qualcosa da raggiungere che ci muove. Io devo dire che ero un bambino che sognava molto. Poi un adolescente che sognava molto. Un quasi adulto che sognava molto e ancora un adulto che sogna ancora tantissimo, e a me piace tantissimo sognare, cioè sganciare dalla realtà. Ti senti libero come quando eri bambino? E me la domanda, incominciamo pian piano questo climax. Sto crescendo. Libero come quando ero bambino, non lo so. È diverso, quando si è adulti si ha una libertà diversa. Da piccolo mi ricordo, se devo pensare, queste giornate lunghissime, queste estate lunghissime, questo tempo perso nei pensieri, nelle cose da fare, nelle piccole grandi cose, ed era una sorta di libertà, una libertà che riuscivo a godere perché altri si occupavano delle mie cose, no? Diciamo quelle essenziali. Da adulto sto godendo di una libertà diversa. Sicuramente devo occuparmi io tanto degli altri, della mia famiglia, della scuola, però ho anche la possibilità di esercitare la libertà
per il mio tempo libero. E comunque sia, rimane sempre un principio che se uno non si sente libero può uscire da certe situazioni. Che cos'è per te la libertà? La libertà, devo dire che per formazione io ho studiato economia e diritto. Diritto vuol dire tutte le regole, le norme che sono negli anni sono state approvate, che gli uomini si sono dati per poter vivere insieme. E nella Costituzione, per esempio, si parla tanto di libertà. E io devo dire che quel concetto lì di libertà l'ho fatto mio. Cioè che io quando penso alla libertà che c'è nella Costituzione, no? Per esempio ci sono diversi tipi di libertà, no? Che troviamo negli articoli successivi al tredicesimo. E quella libertà, come si intende, non è una libertà individuale che è sganciata dalla libertà degli altri. Io credo che la libertà sia sempre, deve essere sempre misurata con la libertà degli altri, cioè deve permettere a noi di fare delle cose, ma anche agli altri di farle. Una libertà assoluta di fatto non la concepisco neanche, perché viviamo in una società con gli altri e quindi affinché tutti siano liberi dobbiamo in qualche modo limitare le nostre libertà. Quindi io credo fortemente in una libertà di pensiero, di espressione. Per tante altre libertà è necessario non varcare quel limite che di fatto non garantisce la libertà degli altri. Che cos'è la rabbia per te? La rabbia, per me, devo dire che provo rabbia quando sono presente o vedo che ci sono in genere dei soprusi, cioè delle persone prepotenti che impongono alle altre persone di fare certe cose oppure che non rispettano le altre persone. In quel caso io provo una profonda rabbia quando ci sono quei propri prepotenti, ci sono anche nelle scuole, anche a volte tra i compagni c'è un compagno più prepotente che vuole imporre agli altri delle cose che non rispetta gli altri. E allora lì non so come mai, ma già da piccolo mi ricordo, quando avevo vostra età, che non accettavo queste modalità, queste sorte di violenze, e allora mi arrabbiavo tantissimo. È sempre negativa? La rabbia? Allora dipende poi come si trasforma, no? La rabbia di per sé è un sentimento, insomma, che tutti provano. E dipende come si trasforma quella rabbia, no? Se si trasforma poi in violenza e a sua volta prepotenza fisica, è certo che è negativa. Se la rabbia invece vi muove, no? per avere per esempio un mondo più giusto, essere arrabbiati contro quelli che inquinano il mondo, e vi muove a comportarvi in modo corretto, però a fare di più, a dedicare più tempo, più energie per questo vostro obiettivo, non è sempre negativo. Io invece divento sempre un vulcano quando mi arrabbio. Un vulcano? Comunque, e che cosa combini? Di tutto. Di tutto. Ritornando alle domande. Qual è il segreto dell'amore e dell'amicizia? Segreto dell'amore e dell'amicizia? Ma io ho una domanda da fare, se è possibile fare sì. Queste domande chi le ha elaborate? No. Allora, praticamente noi scrivevamo su un foglietto tre domande, la maestra pescava i foglietti uno a uno e decideva una domanda a foglietto. Quindi sono domande che vi siete anche posti o cui vorrete delle risposte tra voi o anche degli adulti? Per esempio, io ho scelto questa. Hai scelto questa qua, segreto dell'amore e dell'amicizia. No, in particolare dell'amicizia, poi ne è unita all'amore. Eh beh, è un altro sentimento, affinché ci sia amore e amicizia. Io in qualche modo li separerei, no? Questi due concetti. Allora, l'amore è di per sé un sentimento eterno. Eterno vuol dire che c'è da quando c'è l'uomo sulla terra. Io credo che veramente sia sentimento che muove tutto. Lo troviamo sia anticamente, dei riferimenti. È qualcosa che ci porta verso gli altri e verso noi stessi nel profondo, no? Che ci porta a volerci bene,
a desiderare il bene per noi e per gli altri. È un sentimento, secondo me, il segreto dell'amore. Ci sono tanti segreti. Personalmente un segreto è, in questo sono molto calviniano, protestante, credo che l'amore poi si estrinsechi in azioni del bene. Cioè, dire a una persona che la si ama e poi fare qualcosa contrario a quell'amore lì non significa provare un sentimento d'amore. Cioè, l'amore si deve estrinsecare in qualcosa, cioè dobbiamo fare delle azioni del bene. Io non potrei voler bene a una persona e poi, quando sono invitato, mi comporto in modo scorretto, rovino i mobili o, no? O non curo la relazione. Quindi quando si ama si vuole anche il bene dell'altra persona, anzi si vuole soprattutto il bene. E quindi il segreto dell'amore è non avere dei pregiudizi, non pensare dell'altro qualcosa che magari ci deriva dal fatto che molte persone parlano male dello straniero, dell'immigrato, del diverso, cioè non avere pregiudizi. E secondo, il segreto per mantenerlo nel tempo è che questo venga veramente con dei gesti di bene, ma per quella persona, non per noi o per quel soggetto. Quindi bisogna a volte non appagare se stessi, ma pagare l'altro. L'amicizia si nutre anche di amore, per cui secondo me l'amore è necessario per essere amici. E poi in particolare a voi lo dico, l'amico è qualcuno che è disposto a rinunciare a qualcosa di sé per te, è quello che se tu chiami all'ultimo è lì presente. Lo dico per voi che vivete anche un po' in un mondo digitale, non so, io spero di no, che non siate già nei social network, ma magari avete visto i vostri genitori. C'è per esempio un famoso social che utilizza da cliccare quando si conosce una persona amici. Credo che questo sia per esempio un'appropriazione del nostro linguaggio che non corrisponde al senso che noi abbiamo di amicizia. Cioè, quando uno carica e clicca su 1000 persone amici, ma quelli non sono reali amici. Se voi pensate ai vostri reali amici, se un amico è quello a cui confidi qualcosa e non ti giudica, qualcosa a cui lui, sei per lui una persona che ti può confidare qualcosa e non giudica, che è pronta ad aiutarti, quello che vi dico, il segreto è anche lì curare le amicizie, essere presenti, essere anche distanti ma con una presenza di pensiero, ed essere vicini alle persone. C'è differenza tra amore e amicizia? Ecco, in parte ho risposto. Tra amore e amicizia, io credo che l'amore sia un sentimento di base che ci debba essere per ogni cosa. Anche, per esempio, avete parlato della libertà. La libertà non si può esercitare senza un amore per la libertà. C'è una differenza, nel senso che l'amicizia si nutre anche di amore, ha bisogno dell'amore. E un'amicizia è un particolare modo di stare insieme, diciamo anche più facile rispetto, che ne so, quando uno poi si fidanza o poi si sposa, perché si sente un po' più svincolato, magari non ha interessi insieme, può essere veramente se stesso. Cosa pensi quando ti viene in mente la morte? Questa è l'ottava? O la settima. Quindi l'ottava sarà ancora. L'ottava è molto quando... bella. Okay. Cosa penso quando mi viene in mente la morte? Sì. Un po' drammatica. Drammatica. Allora, vi dico in generale che cosa penso. Un buon rapporto con la vita vera, cioè quello che noi stiamo facendo qua oggi, ci svegliamo al mattino, andiamo a scuola, poi in vacanza, incontriamo gli amici, amiamo il nostro sposo, sposa, fidanzato, fidanzata, chiunque esso sia, questa cosa che si chiama vita ha bisogno del fatto che noi comprendiamo, abbiamo un buon rapporto con la morte, nel senso che non è che vogliamo morire, però sappiamo che la vita ha un termine, che qualcuno avrà un termine. Sulla morte ci sarebbe tanto da dire, no? Ci sono
le religioni varie si sono su questo allenate, i filosofi, però io credo che pensare anche alla morte, cioè al fatto che le cose, alcune cose finiscono, per esempio sappiamo che se una persona muore, quella fisicamente non esiste più, non c'è più, cioè quella persona si trasformerà o in cenere o in terra, però tutto quello che ha detto, i suoi pensieri possono continuare a vivere dentro di noi. Quindi quando penso alla morte penso che forse è meglio che sia personalmente più lontana possibile, perché quello ti permette di vivere di più, ma se arriva io vivrò in altre cose. C'era un principio anche fisico per cui nulla si crea, nulla si distrugge, per cui anche noi ci trasformiamo continuamente, è solo una trasformazione. Questa è l'ultima domanda ed è molto bella per me e poi non so per gli altri. Adesso ci puoi dire qual è il segreto della felicità? Wow, il mio segreto? Io non so, credo che la felicità sia molto personale. Se l'hai scoperto. La mia felicità? Non ancora, io sono abbastanza inquieto e quindi su questo, sulla felicità... prima di tutto credo che sia il segreto sia personale, un po' le vostre domande, no? Sono, ognuno poi cerca la propria strada e quindi il segreto per la felicità di sicuro è il mio, può non essere il vostro. Ogni tanto capita, no? Capita, io le chiamo certe illuminazioni in cui magari sei sdraiato al mare oppure ti trovi e ti senti in questo senso di pace molto ampio, cioè felice, proprio felice, no? Dici, come mai? Credo che in quegli stati, almeno per me, c'è tutta un il pensiero di, anzi il non pensiero del futuro, cioè stare in quel momento, in quel luogo, essere appagati di quella situazione al massimo, non pensare ad altro, banalmente non pensare a quello che avverrà domani, a quello che avverrà dopo. Quindi quando uno è ben presente in quel momento e le piccole cose che ha e può in qualche modo godere della felicità. Ma ahimè, so che se poi uno non riesce a costruire per il futuro, si preoccupa e fa, è difficile che riesca sempre a... non pensare di essere infelice quando uno è un po' preoccupato, affaticato dalla quotidianità, e i maestri mi danno i compiti, dico oh mamma mia, e vabbè, ma questa è da fare perché poi ci sarà il momento in cui sarò più libero, un po' più felice, che io percepisco questa felicità. Quindi per me il segreto è di godere delle piccole cose, cercare di allontanare quei pensieri che ti preoccupano del futuro. Allo stesso tempo per me la felicità è anche costruire passo passo, cioè pensare che ogni giorno, ogni momento, io ho fatto quello che potevo fare per il bene mio e di chi mi sta intorno. Ok, grazie per essere venuto. Spero di rincontrarti e finito il podcast. Ciao. Speriamo di fare i bravi. Ciao. Grazie dell'invito.